Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovissimo video. Oggi video un po' diverso, ma prima di cominciare ci tengo a ringraziare tutti i vecchi e i nuovi iscritti, grazie veramente di cuore. E niente, grazie per i commenti, grazie per i like, insomma, grazie infinite e se vi fa piacere io vi invito ad iscrivervi al canale, di supportarmi con tanti like e di scrivermi commenti e ovviamente di attivare la campanellina per non perdere nessun altro video che registrerò. Allora, oggi video tag. Ovviamente io arrivo sempre tardi, arrivo tardi, ma arrivo, su questo non ci piove. Il video tag. Sto qui con il mio quadernino con la carota e il video tag si intitola Sei una brava skincherologa? E questo video è stato ideato dalla bambina mai cresciuta, a cui mando un mega bacio, non la conosco, ma io sono stata taggata in questo, insomma, in questo video tag da due amiche virtuali eccezionali. Una è Rita del canale Rita Forer, una donna pazzesca che mi fa veramente, se ho una giornata no, grazie a lei questa giornata diventa positiva, è una donna esplosiva, una donna veramente di cuore, una persona solare. Lei come me parla di profumi, ma non solo, parla di tante cose nei suoi video e che dire, non lo so, vi mette proprio allegria solo che aprite il suo canale e quindi ciao Rita, un grande bacione, ma poi sono stata anche taggata da un'altra amica virtuale strepitosa che è Eli Valsecchi, che io adoro, adoro per la sua profondità, adoro i suoi video che all'interno ne cogli sempre un insegnamento prezioso da fare tuo e lei è una persona, come dire, di cuore, ecco. Una persona che ti trasmette serenità, una persona che ti fa stare bene, una persona che è un piacere vedere video anche di 40 minuti. Io non mi stancherei mai di vederla perché veramente è strepitosa, veramente. Ma sono due donne eccezionali, sia Rita che Eli, ed io veramente di cuore sono felice di essere stata taggata da voi. Spero di essere all'altezza di essere una brava skincherologa, lo vedremo domande facendo e vi mando un abbraccio e cominciamo subito perché qui le domande sono tante, io sono lunga come sempre. Cominciamo, quaderno alla mano e rispondiamo. Prima domanda, sai che tipo di pelle hai? Allora, io ho un tipo di pelle misto tendente a diventare oleosa nei punti della zona T da giovane, diciamo così, io ho avuto l'acne, quindi non si direbbe, ma qui abbiamo fatto skincare ad alti livelli, diciamo. Allora, seconda domanda, da quanto fai skincare? Io faccio skincare, c'è cioè una skincare più precisa, da 10 anni sicuramente, fatta diciamo in un modo più impeccabile, mettiamola così, anche se io non credo di essere bravissima. Non faccio skincare coreana, non faccio tutti quei passaggi, però dovrei farli per avere una pelle migliore. Mi devo documentare meglio al riguardo, ecco. Terza domanda, quante volte a settimana fai skincare? Allora, qui dipende skincare completa.
Io, diciamo, tutti i giorni faccio skincare perché tutti i giorni per andare al lavoro comunque io metto un fondotinta o comunque una BB cream e quindi poi necessito, insomma, di struccarmi e tutto il resto. Quindi diciamo che io la skincare la faccio tutti i giorni, anche perché, parliamoci chiaro, il fondotinta ti fa da filtro anche per, diciamo, le impurità che si possono catturare strada facendo, ecco, inquinamento e tutto il resto. Ok, quindi tutti i giorni io faccio skincare, non completa, ovviamente con una maschera finale, dipende. Ok, poi quarta domanda: qual è il passaggio skincare che fai più di frequente? Allora, il passaggio skincare che faccio più di frequente sicuramente è quello di detergere il viso, di utilizzare i vari prodotti per la detersione e per lo struccaggio del viso. Quindi questo è il passaggio che io faccio più di frequente, anche quando sto a casa e ad esempio non mi trucco, però io tutti i giorni, mattina e sera, anche di pomeriggio, se qualora dovessi uscire, dovessi comunque rifare tutto il trucco, eccetera, sto lì a lavare il viso e a mettere tutti poi i prodotti di cui, diciamo, necessito. Poi, quinta domanda: qual è il prodotto skincare che usi meno? Allora, il prodotto skincare che uso meno è lo scrub per il viso, perché ho notato che negli anni il mio viso si è sensibilizzato parecchio e quindi diciamo che mi dà fastidio, mi si irrita facilmente la pelle, quasi mi si graffiasse, insomma, e quindi preferisco evitare e cerco, insomma, in qualche modo di farla respirare il più possibile, oppure di utilizzare, ad esempio, delle creme esfolianti che agiscono, che ne so, la notte. Quindi faccio più che altro questi tipi di passaggi qualora insomma, non possa utilizzare uno scrub per il viso, oppure che ne so, il tonico della Pixi, quello lì all'acido glicolico, che però utilizzo più nel periodo ovviamente invernale. E quindi che va lì ad esfoliare, ecco, in una maniera, diciamo, più delicata, ecco. Ok, sesta domanda: quale prodotto di cui credi di aver più bisogno ma che usi raramente? Beh, il prodotto di cui credo di aver più bisogno è Orchidea Imperiale di Guerlain, una crema che io amo alla follia, che devo parsimoniare, centellinare. Ecco qui il prodotto, questa meraviglia, da 50 ml, dal costo superiore ai 400 euro. Diciamo che questo è un gioiellino che mi acquisto ogni tanto quando proprio voglio viziarmi e coccolarmi, ecco. Però ecco, è una crema che va bene nei cambi di stagione, quindi non è che dovete utilizzare ovviamente di frequente, però io credo che questo è un prodotto che vorrò comprare a vita, perché veramente vi distende la pelle, anche se avete delle rughe di espressione, o comunque delle rughe un po' più profonde, cioè veramente vi sembra di aver fatto un lifting, avete proprio la pelle bellissima. Cioè, io non è che lo sponsorizzo così perché, però mi piace perché questo è un prodotto che all'interno utilizza molti ingredienti di origine naturale e diciamo che su di me, insomma, è un portento, diciamo, come prodotto, e quindi questo è un prodotto che credo di aver bisogno sempre, ma che posso utilizzare raramente, perché ovviamente qui parliamo di un prodotto che costa al di sotto dei 500 euro, ecco. Ok, poi settima domanda: ti strucchi sempre prima di andare a dormire? Sì, anche perché mi darebbe fastidio dormire, insomma, con
con tutto il trucco in viso, ma io anche se non ho il trucco la sera tendo, insomma, vi ripeto, a darmi comunque una rinfrescata al viso, ecco, perché mi sa proprio di senso di pulizia, che la pelle, cioè ve lo sentite proprio che la pelle secondo me respira, ecco, e quindi è un passaggio che insomma faccio sempre da pischella, mettiamola così, non l'ho sempre fatto, soprattutto quando andavo a ballare, eccetera, capitava che ero troppo stanca perché facevo tardi, di rimanere in quel modo, insomma, e di struccarmi direttamente la mattina, ma vedevo che poi la pelle ne risentiva e che comunque fuoriuscivano più imperfezioni di quelle che già avevo, ecco. Poi, ottava domanda, come ti strucchi? Allora, dipende. Io il primo passaggio che faccio è sempre quello di utilizzare o un'acqua micellare oppure diciamo un latte struccante o in gel, dipende. Insomma, utilizzo queste tre tipologie di prodotti. Ho provato ad utilizzare anche diciamo prodotti in olio, anche perché dopo questo passaggio io utilizzo sempre poi, faccio comunque una doppia detersione perché utilizzo sempre poi o un gel detergente o un gel, uno struccante in olio oppure una mousse e dopodiché dopo aver lavato il viso vado poi con il tonico e poi applico un siero o una crema notte, ma poi dipende anche come ti strucchi, tutti i passaggi che uno fa, anche perché poi capita che prima di applicare ad esempio una crema o un siero, scusatemi, un siero faccio una maschera e quindi facendo questa maschera mi lascio tutto il siero che c'è all'interno della maschera senza applicare nient'altro, quindi dipende il modo di struccarmi è questo e poi tutti i passaggi diciamo variano a seconda della disponibilità del tempo che ho. Allora, nona domanda, qual è il tuo prodotto skincare preferito in assoluto che compreresti all'infinito? Allora, ne ho selezionati vari. Prodotto skincare preferito, come vi ho già detto, Orchidea Imperiale di Guerlain. Ma se devo, aspetta che è scritto qui, non so se si può vedere, c'è la luce del lampadario, vabbè. Comunque, oppure, sempre di Guerlain, un altro mio must have è il Super Acqua Serum e quindi è un siero che però vi fa anche da crema, è un tutt'uno, anche questo ha il suo bel costo, ovviamente, però è davvero un siero portentoso che io acquisterò sempre, anche centellinando, ovviamente, perché è arrivato alle stelle. Io prima questo qui, un 50 ml, lo riuscivo a reperire in offerta anche a 78 euro. Adesso ce ne vogliono 164. Cioè, delle cose allucinanti, però rimane comunque un siero veramente favoloso secondo il mio punto di vista. Poi, però, altri due prodotti che mi stanno stupendo alla follia e che sono strasicura di comprare per sempre, uno sono la luce liquida di Vera Lab. Questo è un prodotto che mi sta veramente stupendo. Ecco, parlavamo prima, insomma, di un prodotto, no, che di insomma di esfolianti e questo qui, la luce liquida, è proprio un tonico esfoliante. Perché dico che lo voglio comprare per sempre, perché intanto vi va a esfoliare la pelle. Io che ho una pelle molto sensibile,
Questo prodotto lo posso utilizzare anche tutti i giorni, non è vero che lo devo utilizzare 3 volte a settimana, dipende proprio la pelle come risponde a una tipologia di prodotto del genere. E questo è favoloso ed io ho comprato il 50 ml, ma di questo veramente credo che luce liquida la comprerò a carrellate, e per me questo rimane, a differenza dei soldi che io spendo, un prodotto low cost. Quindi anche se c'ha il suo bel prezzo, che adesso non ricordo perché io l'avevo comprato al 40% di sconto. E un altro prodotto che mi sta piacendo tantissimo è l'acido tranexamico, sempre di Veralab, schiarente, depigmentante, illuminante. Questo è un prodotto che mi sta piacendo davvero tanto, lo utilizzo ormai da tempo. Fatemi sapere se volete una recensione sui prodotti Veralab, che ve ne parlo più nello specifico, perché ci sono alcune cose che mi piacciono di più e alcune cose che mi piacciono meno di quello che ho acquistato. Ma questo qui, se avete macchie da melasma, soprattutto perché questo qui agisce principalmente per macchie di melasma, ma anche per chi ha macchie solari, io questo è un prodotto che vi straconsiglio di utilizzare mattina e sera. Vabbè, a me piace, mi sta piacendo tantissimo, e soprattutto lo si può utilizzare fino a tutto marzo, solo nei periodi dove non c'è il sole forte, ecco. Dopodiché va sospeso e poi lo si potrà riutilizzare da novembre in poi, o comunque quando fa freddo. E quindi questo è un altro prodotto che io sicuramente acquisterò. Ero un po' spaventata quando l'ho acquistato, e mi ricordo che questo qui scontato l'avevo preso in formato da 30 ml, sui 25 euro, ma avevo il 40% di sconto. E quindi io vi consiglio, insomma, i prodotti Veralab, ecco. Poi, decima domanda: sei una brava skincherologa, che voto ti dai da 1 a 10? Io non so se sono una brava skincherologa, insomma, cerco di fare tutti i passaggi che io ritengo più opportuni, ma so benissimo che dovrei farne altri e devo imparare più cose, ecco, ancora al riguardo. Mi do un 7,5, ecco, perché posso sempre migliorare, ecco, non penso questo, quindi mi do un 7,5. E ora, undicesima domanda: devo taggare qualcuno? Allora, non ho dubbi su chi voglio taggare. Taggerò due persone e poi il resto, chi vuole, può farlo, anche perché ho visto che ormai questo video l'hanno fatto tutti. Io taggo la mia amica Angela del canale Our Home Yves Rocher, che lei sulla skincare sicuramente è più preparata di me, e quindi tesoro, se ti va, insomma, ti invito a fare questo video e a rispondere, insomma, a questo video tag. E l'altra persona che voglio taggare è Monica del canale Monica Style, quindi anche a te tesoro, se ti fa piacere, insomma, dato che anche tu sei bravissima, hai una pelle del viso favolosa come anche Angela, e sapete, insomma, più di me al riguardo per quanto riguarda la skincare. E quindi io vi taggo, e poi chiunque voglia fare questo video è ben, insomma, lo può fare tranquillamente. E niente, io voglio ringraziare di cuore le mie amiche virtuali, Rita del canale Rita Forer ed Eli Valsecchi, per avermi taggata in questo video tag. Veramente vi ringrazio di cuore. E poi ringrazio, insomma, la bambina mai cresciuta che ha ideato questo tag. Ed io di cuore vi invito a visitare i canali di queste donne veramente favolose, e quindi vi metterò tutti i riferimenti ai loro canali ovviamente sotto nell'info box.
E niente, io come sempre, insomma, vi chiedo se vi fa piacere di iscrivervi al canale, di lasciare tanti like, di commentare, di attivare la campanellina per non perdere nessun altro video. E niente, come sempre, vi mando un mega bacio e alla prossima se vi va. Ciao!